Buonasera a tutti da Sanni, come vedete oggi ho ripreso un po' la pettinatura stile anni 80, quando io ero ragazza, visto che io sono del 71, luglio 71, e guardate la inconfondibile molletta, ora non si vede molto bene, poi ci aveva i capelli tirati su qui dalle parti. C'era tipo ciuffo qui, tipo a galletto, insomma, il ciuffo, le ragazze, anni 80. Poi ci aveva questa molletta tipo questa. E poi avevamo quindi i primi capelli lunghi di permanente qui che venivano un pochino qua, da qua. Cioè non partendo da qui, ma avendo i primi capelli tirati su venivano da dietro così e poi venivano in avanti. Poi avevamo queste bucole grandi e poi avevamo, vedete, mi sono data il colore celeste qui agli occhi. Avevamo questi colori noi ragazze, noi sfitinze come si chiamavano. Avevamo questi colori sgargianti o sul celeste o sul rosa, insomma, questi coloroni forti che andavano di moda e il trucco forte stile anni 80. Perché ho detto questo? Perché finalmente Claudio Cavaradossi ha fatto un video in cui l'ho gradito senza offendere più di tanto, a parte qualche capra talebana di qua e questo di là. Comunque, per essere lui, è stato abbastanza soft e ha fatto un video molto bello, top, quindi questa volta la sufficienza l'ha presa, via, mettiamogli anche un 7-8 perché ha parlato degli anni 70, degli anni di piombo, però ha rammentato una cosa che io condivido, che i paninari, la moda degli anni 80 della Milano da bere, ha soppiantato le Brigate Rosse, vero? Dunque, io non sono di Milano, sono di Firenze, però se c'era una Milano da bere negli anni 80 c'era anche una Firenze da bevucchiare, diciamo così. Allora, prima di tutto noi fiorentine abbiamo sempre un po' copiato i milanesi, noi sogniamo un po' di fare un po' come loro, anche se il fiorentino è una persona diversissima, non solo per parlata, per storia, per cultura, non ha niente a che vedere col milanese, è solo che molti fiorentini lavorano e vanno spesso a Milano per lavoro. Essendo il fiorentino, ora non guardate me che non ho lavorato, però il fiorentino medio è una persona che lavora tantissimo. Se una persona non lavora, dice quello è un fannullone. Cioè, siamo i primi a dirlo. Per esempio, l'abbiamo con i meridionali perché si dice napoletani non hanno voglia e fa nulla. Si dice così, insomma, non lo dico io, ho detto io sono un po' una pecora nera di Firenze. Insomma, in effetti io sono, cioè, ho qualcosa del tipico fiorentino e qualcosa no, so che c'entra. E quindi molti fiorentini commerciavano con i milanesi, diciamo, insomma, andavano spesso a Milano. Per cui Firenze un po' ha sempre voluto assomigliare a Milano. Quindi se c'era una Milano da bere, c'era anche una Firenze da bevucchiare, perché tornando alla moda paninara, che dunque, la moda paninara venne almeno a Firenze, venne circa dall'85 fino all'88-89, poi negli anni 90 ci fu la moda, quella con i maglioni lunghi, e quindi la moda grunge, mi pare, e quindi non era più la moda paninara. Allora, il Cavara ha detto che loro avevano queste marche, Jeans Armani, sì, avevamo anche noi a Firenze, i ragazzi, poi ha detto le Timberland, preciso, e le ragazze le portavano senza calzini. Poi noi di scarpe avevamo anche le Nike, insomma, comunque basta che fosse tutte marche americane. Io che avevo le canguro, cioè veramente allucinante, che negli anni 80 non c'era il bullismo di adesso, eh. Però insomma, siccome le mie compagne di scuola avevano
questi, ma tanti, tanti, tanti. Io ero l'unica, io e due o tre eravamo le uniche povere, diciamo, in confronto a queste ultra bisultra, cioè chi c'aveva l'ascensore in casa. No, non sto scherzando. Non vi dico che scuola è, se no. E quindi erano tutte nettamente paninare, e a vedere io che c'avevo le canguro, cioè veramente da entrare sottoterra, perché avevano questi stivaletti neri, ce l'avevo anch'io, però non erano appunto di marca, e quindi le mie compagne non si potevano prendere in giro perché se ne accorgevano subito che era una truzza. Cioè, allora, io ho sempre voluto essere paninara anch'io, però non avevamo abbastanza soldi, quindi eravamo un po' truzze, un po' paninare, un po' io e mia sorella, insomma, eravamo un po' un paracule, insomma, diciamo così. Adesso vi dico perché. Allora, in classe no, non potevo assolutamente mentire, vedevano che ero una truzza al 70%, però le mie compagne mi aiutarono molto nel mio look. Allora, innanzitutto fu una mia compagna insieme ad un'altra, che ora ce n'è una che è ricca, mastra ricca, e fa anche il commercio con i giapponesi, eccetera, i cinesi, fa con i cinesi, ebbene, ora cinesi ci sono dappertutto, con l'Oriente, insomma, comunque molto ricca, che era ultra paninara. E lei mi disse: non ti mettere i capelli così, e io ho sempre avuto problemi come mettermi con i capelli. Allora furono queste mie compagne a dirmi di fare questa pettinatura tipo questa. Poi mi fece la permanente, io adesso non ho la permanente, mi fece la permanente che mi schiarì anche i capelli, mi vennero leggermente biondi, quindi ragazzi proprio andavano in tilt. E furono loro che mi aiutarono, poi vabbè, ero più giovane, leggermente. E che vi volevo dire? Poi di marche c'era la Naio Leari nelle ragazze, noi appunto avevamo Levi's e anche i Lee nei jeans, non solo Armani, quelli paninari, almeno a Firenze. Poi di marche andava la cintura perché avevamo la maglia, quella proprio tutti, era di moda, non solo nei paninari, c'erano i pantaloni che erano sopra le maglie le avevamo dentro. Erano questi jeans, o Levi's, o Lee, o Armani, eccetera, alti fino alla vita, che con le cinture. Poi le ragazze avevamo queste camicie con tutti i fiorellini, rosa o celestini, appunto naioleari, o Best Company, poi c'era la maglia della Best Company, noi ragazze, rosina, violino, e l'avevamo tutte appunto dentro i jeans a vita alta, e poi avevamo la cintura sempre e il ciarro. E c'era una mia amica che lavorava, come lei faceva la pellettiera, lei non voleva essere paninara, io sono classica, la diceva tutte le volte, ragazze si conosceva, loro due sorelle sono paninare, io sono classica. E però lei, siccome faceva, non aveva voluto studiare così, e faceva la pellettiera, io con la pellettiera, ero una diva comunque simpatica, mi ricordo un po' Mauri, ero un po' tipo Mauri, simpatica un pochino così, e lei faceva le cinture, e quindi avevamo le cinture e il ciarro, e perché andava almeno a Firenze, nei paninari andava di moda la cintura e il ciarro. Poi le mie compagne andavano in centro, che siccome città d'arte, Firenze veramente, e c'era i paninari, c'erano le prime paninoteche in centro a Firenze, naturalmente, dove venivano tutti i turisti e dove c'erano tantissimi americani. In Toscana c'erano molti americani, molti tedeschi, anche tedeschi, gli piaceva molto il Chianti, infatti c'aveva una mia compagna, era tedesca, che intelligentissima veramente, anche lei deve aver fatto soldini, e aveva molti soldi, era una di quelle tedesche,
stava vicino, ora non posso dire dove, vicino, non nel Chianti però, stava. Vabbè, insomma, diciamo nelle campagne toscane, poi non posso neanche dire dove, perché non so neanche se sta ancora lì, C'aveva una villa mega allucinante e che io non ho mai avuto modo di vedere, però insomma. Dunque, anche lei era Paninara, sì, insomma, un po' a modo suo, ma. All'inizio no, poi forse diventò anche lei. Poi cosa facevano i paninari? Fumavano le Marlboro. Io ho mai voluto fumare. C'era la cerchia delle ragazzine fumatrici paninare che fumavano sempre le Marlboro. Poi sì, una cosa che ha detto Cavaradossi, che ci piacevano i Duran Duran e gli Spandau. E parlavamo sempre di loro, infatti. Avete visto? È venuto Simon Le Bon a Firenze! Ah sì, no, sì, io l'ho fatto. C'erano le vecchie fotografie, eh? Io l'ho fotografato e ora ve lo fa vedere. Poi Vasco, andava tantissimo Vasco. Vasco andava in Toscana, in Emilia Romagna, ora credo anche a Milano, comunque andava tantissimo. E il manifesto dei paninari era proprio, almeno qui a Firenze in Emilia Romagna, era Coca-Cola. Poi dopo venne Brava Giulia, chissà perché dopo tutti si chiamavano Giulia. Poi c'era quella piccolo spazio pubblicità, appunto, quella lì. Insomma, tutte le canzoni di Vasco, diciamo, erano tipiche dei paninari. Perché ho paura che non ci sia abbastanza memoria, se no col cellulare. Allora, io e mia sorella, insomma, facevamo, diciamo, un po' finta di essere paninare perché non riuscivamo ad avere tutti i vestiti di marca, se no quelli erano i figli di papà, insomma. Noi non è che morivamo di fame, però, insomma, non è che si poteva spendere il sasso. Che ci sapeva, delle marche sì e delle marche no. Però ho detto, i veri paninari non li potevamo confondere, quelli proprio doc, appunto, che fumavano le Marlboro, tutti gasati andavano nelle discoteche dove andavano tutti i paninari. All'epoca c'era la discoteca del Poggetto dove andavano i paninari, però circolava anche tanta eroina, tanta droga, Un po' come si legge nel libro delle ragazze dello zoo di Christian Effe, dove c'era il Sound, che era una discoteca paracula, come diceva lei, dove è vero un'altra cosa che ha detto Cavaradossi, che non ce ne importava nulla della politica, anche se io ho frequentato molto la mia parrocchia, dove stavo a Firenze Sud, e poi le mie compagne a scuola era, vabbè, una scuola diciamo abbastanza cattolica, ora non posso dire di più, e quindi diciamo che non è che non si votava dici noi quasi tutti, cioè la professoressa ci diceva di votare, insomma, se si era di votare DC perché comunisti, per carità, insomma, era una scuola, diciamo, cattolica, abbastanza di destra, e infatti non avevamo i libri di storia di sinistra. Andava uno di storia, che se ce l'ho ve lo faccio vedere, del mio ex marito, che lui invece faceva una scuola che diciamo aveva i professori anche di sinistra, e quel libro era un pochino tendente a sinistra. Ora, un libro famoso di storia che non potete non conoscere se avete circa la mia età e se siete abbastanza, cioè, però non lo so, era un libro arancioni e viola, mi sembra, non mi ricordo chi l'ha scritto, chi. Io non l'avevo perché noi eravamo cattolici e poi frequentavo il gruppo della parrocchia, anche loro paninari. Mi ricordo che c'era un ragazzo biondo, bello, insomma, sembrava un po' Montesi,
Un montesino di 14 anni, alto, grosso, biondo, un bel ragazzo, che c'aveva, era anche un po', diciamo, un po' cafoncello, proprio come Matteo, e c'aveva questo impermeabile con questi colori sgargianti, come ha detto Cavaradossi, ce l'aveva verde e poi la risvolta, le maniche celeste, ed era un po' tipo Montesi. E mi piaceva abbastanza sto ragazzo, anche se ero innamorata di un altro che faceva, era paninaro con la Vespa, senza casco, tutto gasato, poi la pettinatura stile Simone Le Bon, biondi, andavano di moda biondi, perché andava tantissimo di moda l'America, sognavamo, lo dice lo stesso Ramazzotti. Pensiamo sempre all'America, eccetera, eccetera, andava di moda l'America perché c'era il blocco sovietico e vedevamo la Russia come il nemico allucinante. Io sempre, adesso la salvezza potrebbe venire dalla Russia perché hanno una buona religione ortodossa, però con Putin mi piace abbastanza, ma all'epoca, diciamo, c'era questa Russia e tutto il blocco sovietico. Mi ricordo che questo lo posso, cioè, no, non ve lo posso dire, però mi ricordo che per telefonare in Romania, non vi dico perché lo so, però per telefonare in Romania mi ricordo che c'era molti problemi, che ho visto delle persone un po' piangere perché non riuscivano a telefonare ai suoi cari in Romania, che era un periodo veramente brutto e così. E parlando degli anni 80, guardate che cosa ho, un vecchio libro della Fiorentina del mio ex marito, naturalmente non certo mio, proprio degli anni 80. Guarda cosa ti faccio vedere, signor Cavaradossi. Ha un punto dallo scudetto. Guarda un po' se li riconosci. Allora, ora ti faccio vedere quelli. Ecco, qui c'era Giancarlo Antonioni. Poi c'era Monelli, c'era Graziani. Poi c'era Pecci, questi me li ricordo anch'io, Massaro, poi non so se te lo ricordi, Daniel Bertoni, indovina lo scudetto chi lo prese, 81, 82 circa, la Juve, vero? E poi uno staff tutto nuovo, quando c'erano, questo me lo ricordo benissimo, che ne parlava sempre anche mio padre, i famosi Pontello, che erano, era il Ranieri Pontello, era il presidente della Fiorentina, me lo ricordo questa faccia, mi ricordo quasi più lui, questa faccia qui, che comunque io ero bambina perché si era nell'80, 2 maggio 80 mi pare che facessi la terza elementare, quindi ero proprio una bambina. E qui sono tutti i vari, questo Orlandini, poi vabbè, c'è tutti i vicepresidenti, Righetti, eccetera, eccetera. Allora, vedi un po', signor Cavaradossi, guarda cosa ho. Non so neanche se c'è il disco qui della Fiorentina. Qui c'è scritto tutto, vedete? Vedete un po' che nell'81-82 vinse la Juve lo scudetto, l'albo d'oro dello scudetto, le grandi vittorie, 4 vittorie in Coppa Italia dal viola in azzurro. E qui è comunque anche gli anni in trionfo a Torino. Ecco. E questo è lo stadio agli alluvionati. Va bene, comunque se lo volete vedere questo libro ve lo farò vedere meglio un'altra volta.
Sempre per ricordare, con Ferrero nasce il blocco. Vabbè, qui addirittura siamo negli anni 40, negli anni 50 e si finisce, vabbè, parlando degli anni 80, si finisce nell'82, 83 tocca a loro. Ecco, andiamo un po' se ricordate la squadra della Fiorentina. Chi non salta bianco nero è? Chi non salta bianco nero è? Allora, ritornando ai paninari, io non potevo prendere in giro chi era veramente paninaro, però si poteva un pochino prendere in giro, fare finta di essere paninari, diciamo, un po' i ragazzi, un po' certi ragazzi, per esempio i meridionali, che non sapevano, loro non avevano, probabilmente perché Meridione era un po' più povero, non lo so, ma mi ricordo che i meridionali non sapevano neanche cos'erano i paninari, e non si cioè quelli che venivano a fare il militare, oppure venivano così, insomma, non mi ricordo per cosa, venivano per suo padre per il lavoro, insomma, mi ricordo che non sapevano neanche che cos'erano i paninari, insomma, i meridionali non lo sapevano. Mi ricordo che i paninari ci sono fino a Lazio, c'erano fino a Lazio, e comunque ho sentito dire che non dicevano, sì, erano paninari, però usavano dei termini un po' differenti. Non so se dicevano di essere paninari, era un po' un paninaro un po' diverso. È chiaro che il tipo paninaro c'era a Milano, poi in Emilia Romagna, poi a Firenze, in Toscana e poi vabbè un pochino a Roma, perché è la capitale, e poi giù non c'era niente, insomma, Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna. Ho sentito dire che in Sardegna non avevano neanche la corrente elettrica negli anni 70, cioè pensate un po' come la si è arricchita adesso la Sardegna, ecco. Me ne vengano i sardi, scusate, volevo dire in certe zone della Sardegna, particolarmente nell'entroterra, poi magari è chiaro che alcune zone vicino al mare saranno state anche ricche, io non lo so, perché parlai con un sardo, ora non mi ricordo di che paese era, quindi non sto a dire, cioè, c'erano anche, che c'entra. Adesso poi la Sardegna è molto più ricca, comunque è cambiata tantissimo, e anche del resto un po' tutto il meridione d'Italia, insomma. Io dico per mia esperienza, poi se ho sbagliato qualcosa, non, ecco, sugli anni 80, se ho sbagliato qualcosa, ditemelo voi, qualche particolarità che magari non ho detto, insomma. Adesso finisco con il canterellare delle canzoni anni 80. Allora, c'era quella I never be Maria Maddalena, you're the creature of the night. Maria Maddalena, na 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 na
era In the Heat of the Night. Na 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 na. I lose control in the heat of the night. E c'era Sandra, erano le canzoni di Sandra, molto ballabili. Poi, ma questo non era paninare, erano canzoni così degli anni 80. Poi c'era una canzone bellissima prima dei paninari, quando ancora facevo le medie, che diceva Used to say I like Chopin, love me now and again, oh, rainy days never say goodbye to days I when we are together. Rainy days, la 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 la, insomma così. E poi vabbè, wild boys never lose it, wild boys never close, vabbè, no, non me lo ricordo. Wild boys never close your eyes, wild boys always, wild boys. Poi c'era Say a prayer for me now, save it till the morning after, now don't say a prayer.
stanno. Era una canzone difficilissima questa da cantare di Samuel Le Bon. E insomma, c'erano tantissime altre canzoni. E con queste vi saluto. Ciao ciao a tutti.